Cari fratelli e sorelle, con gioia celebro la prima messa crismale come Vescovo di Roma. Vi saluto tutti con affetto, in particolare voi, cari sacerdoti, che oggi, come me, ricordate il giorno dell'ordinazione. Le letture, anche il Salmo, ci parlano degli unti, il servo di Yahvé di Isaia, il re Davide e Gesù nostro Signore. I tre hanno in comune che l'unzione che ricevono è destinata a ungere il popolo fedele di Dio, di cui sono servitori. La loro unzione è per i poveri, per i prigionieri, per gli oppressi. Un'immagine molto bella di questo essere per del Santo Crisma è quella del Salmo 133. È come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba, la barba di Aarone, che scende sull'orlo della sua veste. L'immagine dell'olio che si spange, che scende dalla barba di Aarone fino all'orlo delle sue vesti sacre, è immagine dell'unzione sacerdotale, che per mezzo dell'unto giunge fino ai confini dell'universo rappresentato nelle vesti. Le vesti sacre del sommo sacerdote sono ricche di simbolismi. Uno di essi è quello dei nomi dei figli di Israele impressi sopra le pietre di onici che adornavano le spalle delle fot, dal quale proviene la nostra attuale casula. Sei sopra la pietra della spalla destra, sei sopra quella della spalla sinistra. Anche nel pettorale erano incisi i nomi delle 12 tribù di Israele. Ciò significa che il sacerdote celebra caricandosi sulle spalle il popolo a lui affidato e portando i suoi nomi incisi nel cuore. Quando ci rivestiamo con la nostra umile casula, può farci bene sentire sopra le spalle e nel cuore il peso e il volto del nostro popolo fedele, dei nostri santi e dei nostri martiri, che in questo tempo ne sono tanti. Dalla bellezza di quanto è liturgico, che non è un semplice ornamento e giusto per i drappi, bensì presenza della gioia del nostro Dio che risplende nel suo popolo vivo e confortato, passiamo adesso a guardare l'azione. L'olio prezioso che unge il capo di Aarone non si limita a profumare la sua persona, ma si sparge e raggiunge le periferie. Il Signore lo dirà chiaramente: la sua unzione è per i poveri, per i prigionieri, per i malati e per quelli che sono tristi e soli. L'unzione, cari fratelli, non è per profumare noi stessi e tanto meno perché la conserviamo in un'ampolla, perché l'olio diventerebbe rancido e il cuore amaro. Il buon sacerdote si riconosce da come viene unto il suo popolo. Questa è una prova chiara. Quando la nostra gente viene unta con olio di gioia, lo si nota, per esempio, quando esce dalla messa con il volto di chi ha ricevuto una buona notizia. La nostra gente gradisce il Vangelo predicato con l'unzione, gradisce quanto il Vangelo che predichiamo giunge alla sua vita quotidiana, quando scende come l'olio di Aarone fino ai bordi della realtà, quando illumina le situazioni limite, le periferie dove il popolo fedele
è più esposto all'invasione di quanti vogliono saccheggiare la sua fede. La gente ci ringrazia perché sente che abbiamo pregato con le realtà della sua vita di ogni giorno, le sue pene e le sue gioie, le sue angustie e le sue speranze. E quando sente che il profumo dell'unto di Cristo giunge attraverso di noi, è incoraggiata ad affidarci tutto quello che desidera arrivi al Signore. Preghi per me, Padre, perché ho questo problema. Mi benedica, Padre, preghi per me. Sono il segno che l'unzione è arrivata all'orlo del mantello, perché viene trasformata in supplica. Supplica del popolo di Dio. Quando siamo in questa relazione con Dio e con il suo popolo, e la grazia passa attraverso di noi, allora siamo sacerdoti, mediatori tra Dio e gli uomini. Ciò che intendo sottolineare è che dobbiamo ravvivare sempre la grazia e intuire in ogni richiesta, a volte inopportuna, a volte puramente materiale o addirittura banale, ma lo è solo apparentemente, il desiderio della nostra gente di essere unta con l'olio profumato perché sa che noi lo abbiamo. Intuire e sentire come sentì il Signore l'angoscia piena di speranza dell'emorroissa quando toccò il lembo del suo mantello. Questo momento di Gesù, in mezzo alla gente che lo circondava da tutti i lati, incarna tutta la bellezza di Aarone rivestito sacerdotalmente e con l'olio che scende sulle sue vesti. È una bellezza nascosta che risplende solo per quegli occhi pieni di fede della donna che soffriva perdite di sangue. Gli stessi discepoli, futuri sacerdoti, tuttavia non riescono a vedere, non comprendono. Nella periferia esistenziale vedono solo la superficialità della moltitudine che si stringe da tutti i lati fino a soffocare Gesù. Il Signore, al contrario, sente la forza dell'unzione divina che arriva ai bordi del suo mantello. Così bisogna uscire a sperimentare la nostra unzione, il suo potere e la sua efficacia redentrice. Nelle periferie dove c'è sofferenza, c'è sangue versato, c'è cecità che desidera vedere, ci sono prigionieri di tanti cattivi padroni. Non è precisamente nelle autoesperienze o nelle introspezioni reiterate che incontriamo il Signore. I corsi di autoaiuto nella vita possono essere utili, però vivere la nostra vita sacerdotale, passando di un corso all'altro, di metodo in metodo, porta a diventare pelagiani, a minimizzare il potere della grazia che si attiva e cresce nella misura in cui con fede usciamo a dare noi stessi e a dare il Vangelo agli altri, a dare la poca unzione che abbiamo a coloro che non hanno niente di niente. Il sacerdote che esce poco da sé, che unge poco, non dico niente perché grazie a Dio la gente ci ruba l'unzione, si perde il meglio del nostro popolo, quello che è capace di attivare la parte più profonda del suo cuore presbiterale. Chi non esce da sé, invece di essere mediatore, diventa a poco un intermediario, un gestore. Tutti conosciamo la differenza. L'intermediario e il gestore hanno già la loro paga e siccome non mettono in gioco la propria pelle e il proprio cuore, non ricevono un ringraziamento affettuoso che nasce dal cuore.
Da qui deriva precisamente l'insoddisfazione di alcuni che finiscono per essere tristi, preti tristi, e trasformati in una sorta di collezionisti di antichità oppure di novità, invece di essere pastore con l'odore delle pecore. E questo io vi chiedo, siete pastore con l'odore delle pecore, che si senta quello, invece di essere pastore in mezzo al proprio gregge e pescatore di uomini. È vero che la cosiddetta crisi di identità sacerdotale ci minaccia a tutti e ci somma ad una crisi di civiltà. Però se sappiamo infrangere la sua onda, noi potremo prendere il largo nel nome del Signore e gettare le reti. È bene che la realtà stessa ci porti ad andare là dove ciò che siamo per grazia appare chiaramente come pura grazia, in questo mare del mondo attuale dove vale solo l'unzione e non la funzione, e risultano feconde le reti gettate unicamente nel nome di colui del quale noi ci siamo fidati, Gesù. Cari fedeli, siate vicini ai vostri sacerdoti con l'affetto e con la preghiera, perché siano sempre pastori secondo il cuore di Dio. Cari sacerdoti, Dio Padre rinnovi in noi lo spirito di santità con cui siamo stati unti. Rinnovi il nostro cuore in modo tale che l'unzione giunga a tutti, anche alle periferie, là dove il nostro popolo fedele più lo attende ed apprezza. La nostra gente ci senta discepoli del Signore, senta che siamo rivestiti dei loro nomi, che non cerchiamo altra identità, e possa ricevere attraverso le nostre parole e opere questo olio di gioia che ci è venuto a portare Gesù, l'unto. Amen.